Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo qui ad occuparci della nostra cittadina con il traffico che ormai, soprattutto nelle ore di punta, è molto molto sostenuto. Dobbiamo cercare un attimo di riuscire a quadrare meglio la situazione perché, insomma, abbiamo messo, diciamo, una pezza da una parte, ma ora il problema l'abbiamo solo spostata dall'altra, quindi bisogna pazientare e capire bene la situazione. Vedete la mole di vetture che sono qui sotto, è la parte che abbiamo fatto noi nell'ultimo appuntamento. Abbiamo appunto spostato un'intera strada sotto quella principale che sbuca dalle parti del bocco dell'autostrada, più le varie uscite, insomma, per chi magari vuole riandare in superficie. A parte che, scusate, io sto vedendo una cosa. Ho fatto una cazzata assurda qui. Questo deve essere al contrario. Perché io tutte le strade che ho fatto le ho fatte in immissione a quella sotto, ma non ne ho fatta nessuna che viene fuori. Ecco perché forse si crea il panico. Perché tutti quelli che vogliono, hanno imboccato la strada. L'unico modo per poter uscire è riandare qui, fare la rotonda e torna indietro. E quindi si crea il panico perché tutte le strade, questi qua, questi due qui, sono soltanto in missione. Fatto una cacchiata. Questo è perlomeno qua, famola al contrario. Anzi, famo questo. No, famo questa al contrario. No, perché qui ce n'ho già una che è questa. Facciamo questa che viene da sotto, gira e viene qua sopra. La stavo vedendo adesso che l'ho fatta in maniera proprio del tutto errata. Forse per quello si crea pure il casino, perché non hanno modo per poter ritornare su una volta che l'hanno bloccata. Allora, vediamo un attimino se riusciamo a venirne a capo. Allora, se voi siete giù, ovviamente vorrete uscire. Direi. Vediamo un po' se riusciamo. Allora, facciamo che così. Loro vengono. Anzi, no, devono andare giù. Perché dobbiamo farli arrivare dall'altro lato. Quindi fai così. Fai un'altra curva. Spera che non si stanno. Ah sì, aspetta, no, ho sbagliato. Ho fatto che si incastrano tra di loro. No, la devo fare più bassa sto svincolo. Ok, ci passa sotto. Poi va dritto, piano piano la facciamo riaffiorare in superficie e la facciamo arrivare qua. Non mi pare che sia affiorata in superficie però. Aspetta. Perché l'ho fatta forse un po' troppo. Oddio, falla arrivare. Io potrei far arrivare qua. Aspetta un po' se riesco a fare un filo in meno qua. Se no devo alzarmi già un po' prima. Perché per farla passare a questa sotto sono dovuto andare ancora più giù praticamente. Quindi cerchiamo di risalire un po' la situazione. Ok. Ah, vabbè, sono riuscito a farla meglio. Ok, possiamo farla anche immettere direttamente qui. Qui però ovviamente ci andiamo a togliere semafori e quant'altro. Ok.
Così tecnicamente hanno la possibilità da sotto di riuscire sopra, che se no non ce l'avevano. Vabbè, ma questi sono ormai, diciamo, incanalati e c'è poco da fare. Quindi per qua devono attendere fin qua giù per poter tornare indietro. Ed è troppo lunga la questione, insomma. No, decisamente troppo lunga. Quindi ora vediamo se riescono magari. Oddio, già si è fatto il panico qua. Che stavo dire? Vediamo se riescono a usare lo svincolo. Lo hanno appena fatto e si crea panico. Giustamente. Vabbè, ma perché ci stanno tante macchine che stanno tornando indietro? Queste, scusa, dove vanno poi? È sempre un casino, veramente la questione del traffico sembra una cacchiata, ma poi niente. Inizia a essere parte a sé, avere una propria vita e non si riesce mai a riuscire a sistemarlo. Sempre sta cazza rotonda che rompe soltanto le scatole. Però mi sa che questi sono tutti quelli che poi girano e vengono dati di qua. Quindi forse era più saggio incanalarli direttamente qui. Che nella rotonda. La rotonda poi blocca tutto il re. Guarda che cazzo di traffico si è fatto qua. Fortuna non è proprio così lunga la fila, ma insomma sta aumentando. Niente, devo trovare un'alternativa. Vediamo un attimo se riusciamo magari ad incanalarla qua sta cosa. Magari li dividiamo un attimino, non lo so. Il problema è che mi sembra più che altro che ci stiamo ancora di più incartando. Quella è la cosa. Allora, qui si è creato comunque il panico ancora. Allora, vabbè, ora è passata l'ora di punta, quindi è tutto un po' più tranquillo in quella zona lì. Il problema è che si sta a creare il panico qua. Si crea il panico qui. Oh, non so se sta a creare. Io per qui. Perché questi vogliono andare qua? Mamma mia, guarda che cazzo è successo qua. Che bordello pure qua, niente. Strade che prima non c'avevano traffico, che ora ce l'hanno. Niente, devo trovare una strada. Devo creare un'altra strada per arrivare qui. Assolutamente, c'ho solo, diciamo, due punti e non è affatto possibile una cosa del genere. Allora, ci facciamo, ragazzi, un mega svincolo. Che da sotto lo facciamo arrivare direttamente sopra e sfruttiamo sta zona qua. Magari la rotonda. Sì, devo togliere tutte queste macchine che da sopra vogliono tornare giù. Allora, facciamo così. Sfruttiamo già questo raccordo che abbiamo fatto sotto qua. A parte che questo stava. Che profondità stava? Questo. Facciamo tutto sotto. Ok, qua ovviamente ci facciamo la strada che può andare direttamente qui. Così si congiungono tra di loro e magari dividiamo ancora di più la questione. E qui iniziamo a farla ricomparire. Così. Proprio secca così. Ovviamente anche qui. Via le strisce e via i semafori. Ok, ora vediamo se riescono a distregarsi e a prendere
Dov'è che sbuca? Che mi ricordo più qua. Questa zona qui, velocizziamo un attimo. Diciamo che si devono rendere conto del fatto che c'è pure sta strada. Tecnicamente dovremmo averla messa bene. Sì, ci sono pure i cartelli, quindi sì, ok, la stanno iniziando. La stanno iniziando a prendere queste macchine che si muovevano fin qua. Allora, intanto obiettivo sbloccare città enorme. Ci regalano altri 3 milioni più roba. Ormai i soldi non c'è più. Non so più un problema. Dopo la patch che hanno fatto ultima, in cui hanno aumentato le esportazioni, eccetera, noi praticamente siamo 2 milioni al mese in positivo. È proprio una cosa spaventosa. Allora possiamo addirittura diminuire pure le tasse. Tanto non ci abbiamo proprio problemi. Per quanto riguarda i servizi, magari abbassiamo anche la tariffa da bolletta. Così, ho visto che alcuni avevano qualche problemino di tasse troppo alte. Il resto a posto. Trasporto ai passeggeri. Questo in teoria dovrebbe, se noi aumentiamo il budget, dovrebbe aumentare forse pure la qualità. Comunicazioni, ok. Come siamo adesso? 1,4, questo è ancora abbastanza a posto. Allora, buono che hanno iniziato a utilizzare questa zona qui. Magari la utilizzano anche per ritornare da sta parte. Metti che vogliono tornare di là, e non è male come cosa. Il problema è qui. Il problema è qui. Allora, una cosa per volta. Qui si crea comunque il panico. Vabbè, sono quelli che sono rimasti sul ponte prima che si sistema sta cosa. Magari ci vuole un po' pure qua, tutte le macchine che stanno a cercare di girare. L'importante è che abbiano capito che c'è lo svincolo qua. Tecnicamente questo potremmo forse pure toglierlo. Sì. Ok, ma si crea il panico qua perché? Si crea il panico per questa cosa qui. Perché sono stronzi loro. Ecco perché. Perché nell'autostrada si mettono a fare queste inversioni qui. Perché sta cosa ovviamente sono quelli che vogliono andare. Vedi una poi che. Allora, aspetta un attimo, capito? Questi vogliono andare qui per andare dall'altro lato. Allora, vediamo se riusciamo a mettergli una strada che va diretta da qua. Anche se è abbastanza, diciamo, in profondità sta strada che abbiamo fatto. Infatti no, inclinazione troppo ripida. No. Dobbiamo evitare sta cosa. Dobbiamo evitare che facciano questo. E qui poi si crea il panico, ovviamente, perché lo scorre. Lo scorre. A parte che, scusa, questi delle che bastardi. Fanno l'inversione qua. No, voi qui dovete andare dritti. Non so se è chiara la questione, ma non dovete girare. Niente, non mi pare che non gli sia chiara la questione. Non so come fare che. Non c'è modo. Allora, prima di tutto c'è da risistemare questo sicuro. Perché questo proprio attraversano in maniera secca l'autostrada. Direi che non è proprio il caso. Vedi, cioè si fermano per attraversarla proprio netta. E non è il caso. Il problema è che io questa l'avevo fatto più che altro per farli andare qua. Perché per farli andare da quest'altra parte, insomma. Allora, vediamo come possiamo fare. Beh, diciamo che questa potrebbe essere anche più semplice, perché se noi togliamo questo,
e lo facciamo un filino più qua. Lo facciamo, ci usciamo ovviamente, che si congiunge direttamente qua. Così loro non possono fare nessun tipo di magheggio, direi. E qui sopra noi intanto andiamo a togliere queste strisce. Ho troppe strisce da questa zona, togli pure il semaforo. Ok, quindi dovremmo poter aver risolto ora, perché qui ora girano a destra soltanto chi effettivamente poi deve andare verso su. E non si mettono a fare nessun tipo di impiccio strano. Capisco che comunque loro vogliono avere la possibilità di andarci diretti qui. Quindi bisogna cercare di trovare un modo per incanalarli in questo punto qui. Vabbè, posso farlo qua. Possiamo farlo qui. A parte qua pure c'è il panico. Possiamo fare in modo che loro da qui possano andare giù. Cazzo, ho fatto profondo sta cosa. Azione troppo ripida. Inclinazione troppo viva in acqua. Cos'è? Aspetta, vediamo se fallo al contrario. No, perché mi sa che l'ho fatto più in basso sto coso. Meno 20? No, meno 30, ma so. Ho fatto meno 30. Dai, dimmi che posso attaccarlo in qualche modo qui. In azione troppo ripida. Pizza. Cazzo troppo ripida, perché ma sai che c'è sta, c'è pure la montagna. Questo già l'ho fatto abbastanza in basso. Poi c'è sta pure la montagna da scalare, non gliela fa. Dice che è effettivamente troppo ripida. Devo scendere un po' più gradualmente. E allora facciamo così. Poi andiamo così, tanto è a senso unico, quindi anche se lo faccio e se infiliamo da un'altra parte non è un problema. Ok. Così. Ok, tanto sta nell'acqua sti cacchi. Perfetto. Spero. Allora, iniziamo a togliere un po' di strisce pedonali, che qui ne avevamo create 1000 in poco spazio. Item per i semafori, perché già c'è questo. Ok, quindi qua tecnicamente loro possono andare direttamente nel tunnel. Qua. E quindi, tanto, dato che è a senso unico, posso andare direttamente qui. Bisogna vedere se lo utilizzano, ovviamente. Quella è sempre la cosa più importante. Le mettiamo qua. Ok, allora, visto che ora sono le 21:20, ovviamente non c'è tutto sto traffico, quindi la situazione sembra rientrata. Però poi vediamo, insomma, com'è la situazione nelle ore di punta, perché mi vede a pensare che qua poi si crea il panico per chi appunto deve imboccare il tunnel. C'è veramente tanta gente che si muove a piedi, cioè è una cosa assurda. Veramente una cosa assurda. Allora, prima di salutarci ragazzi, volevo mettere una nuova linea
Perché ora il traffico ce l'abbiamo qui. Si crea e basta. Dico il fatto che comunque le persone arrivano, vogliono entrare nel parcheggio, non c'è posto, escono e vanno a quello successivo. E si crea il panico, ovviamente. Cioè, non sanno, ovviamente, in precedenza che quello è pieno, quindi per forse cose ci devono entrare, si accorgono che è pieno e poi escono. Quindi io direi di mettere una stazione degli autobus qua, in questa zona qui. Oppure si fa un po' di panico e cercare di intanto fare un po' come abbiamo fatto per la zona qui a nord, quindi una navetta diciamo che gira in questa zona e un'altra poi che collega le due zone. Magari ora la facciamo da qualche parte qui, insomma, vediamo bene dove poterla far passare. In più, magari collegare queste due zone non era male come idea. Qui ora abbiamo il tunnel ovviamente per evitare di smuovere la ferrovia. Però se avessimo anche un'altra strada che collega queste due aree non sarebbe male. A parte che, scusate, con tutti i soldi che c'ho posso pure comprarmi qualche lotto di terra. Cioè, abbiamo talmente tanti soldi, non saprei veramente come sprecarli. Ok, così ci facciamo un po' più di spazio. Oh, ok. Abbiamo un po' più di margine di manovra adesso. Allora, abbiamo detto, colleghiamoci queste due zone. L'unico modo per farlo è vediamo un po' se riusciamo a scavarcare sto coso. Anzi, no, queste sono collegate tra di loro. Bisogna andare sotto qua. Ok, veramente un tunnel più corto possibile. Ok. E qua uguale poi. Anzi, vabbè, questa diciamo che va avanti. Che è sta cosa? Ah, vedi. Diciamo che va avanti e poi vediamo come poterlo fare. Però volevo creare qualcosa che possa unire queste zone qui. Quindi qua mi sa che è una bella rotonda. Ce la mettiamo. E qui continuiamo la strada con altro tunnel poi che può inserirsi qua sotto. Ah, magari non troppo. Ok. Ok. Così perlomeno con la rotonda quello gira, imbocca il tunnel e volendo poi può ritornare qua indietro. Allora, vediamo dove metterci il... anzi no, imbocca il tunnel, niente, perché va qui e va qua direttamente. Ok, meglio. Pure meglio. Allora, allora facciamolo qua, la zona. Così, anzi la faccio qua perché magari quelli che escono da qua, possono parcheggiare. Quindi per prima cosa famo se un mega parcheggio lo mettiamo qua. Anzi, mettiamo quest'altro lato. Ok. Perfetto. Beh, qui ci mettiamo, sempre per quanto riguarda le strade, la stazione degli autobus, proprio questa grossa qui. Ok. Allora, quindi da qua tecnicamente poi possono partire anche qua il parcheggio a pagamento, ovviamente, 35 classici. Ora, mettiamo le fermate degli autobus intanto, quindi dobbiamo cercare di riempire, diciamo, questa zona qua. Sarà un casotto, però ci proviamo. Allora, una è qui, questa dovrebbe essere una scuola, quindi direi che una la mettiamo qua. Altra qui, poi ovviamente valutiamo se mettere delle corsie preferenziali degli autobus, così da poterli far muovere un pochettino più velocemente. Altra la mettiamo lì e...
Cazzo, qui non ce l'ho messa, quindi... Qua... Qua... Qui... E qui non ce l'ho. Poi la mettiamo... Qua... Questa è quella che fa, diciamo... Il giro. Ok. E sì, è messa un po' a cavolo in verità, perché comunque qua poi dovrei fare... Vabbè, non è un problema, perché parti da qui, poi vai qua. Qui non ce l'ho messa. Che cazzo. Poi va qui. Qui ho sbagliato lato dove metterle. Devo mettere dall'altro. Ok, quindi va qui, poi la mettiamo qua. Vabbè, qua ci deve stare allora. Qui gira. Perché io avevo fatto l'altro lato. Ecco perché. Avevo saltato una strada. Ok, qui gira e va. Devo invertire tutte queste che stanno qua praticamente. Per forza. Allora, ricominciamo. Lui viene da qui, va qui sopra, va qua, gira qui. Quindi si ferma qui, qua si fermerà. Qua. Qui fa la rotonda, si fermerà qui. E da qua fa la rotonda in bocca a sta strada qua. Questa andrà qui. E magari mettiamo una fermata tipo qua. Rimbocca questa qui e si posiziona. Direi che può andare bene. Ok, quindi ora facciamo la rotta. Cioè la rotta, vabbè, la tratta. La facciamo rossa. La che di rosso non c'avevamo niente. Ma c'avevamo già rossa. E allora la facciamo... La facciamo... Arancione. Arancione. Allora... questa qui, qui, qua, ok, è quello sa sarta, ma la cancello, e qua si deve fare tutto il giro perché deve arrivare qui, no, però mi serve che fai... Dio, qua alla fine non ci abbiamo ancora messo niente. È inutile che si fa tutto sto giro inutile. Quindi può venire direttamente per questa. Il problema è che poi da qua lui deve ritornare qui come gira. Anche per voler venire qui come gira. Deve forza fare sta rotonda tipo per girare e tornare qui. Vabbè, devi arrivare qui e per qua devi andare qua. E qua possiamo utilizzare questo qua. E poi lui da qua si ricongiunge con questo qui. Ok. Ho un pisciati come giri. Tocca togliere questa e questa. Perfetto. Dovrebbe essere a posto. Vediamo un attimino. Questa la chiamiamo linea. Come si chiama questo quartiere? Colline del Platano. Quindi linea. Colline del Platano. Che non so neanche cosa scrive. Ok. Ok, efficienza 132. Impiega di 14, comodità 6, passeggeri in attesa 0. Vabbè, l'abbiamo appena creata, ci può stare. Però dobbiamo fare in modo ora che qualcuno, cioè ci sia una linea che porti le persone da lì a qui, sfruttando magari il tunnel. Cosa che gironzola da queste parti?
ci dovrebbe essere. Allora, c'è la blu. Ci dovremmo mettere una metro più che un autobus. Sa, metro è più veloce. Ci mettiamo una bella stazione metro. Tanto ce l'abbiamo. Sotterranea, tipo qua. Ok. E l'altra noi di stazione metro ce l'abbiamo qua. Beh, precisa direi. La facciamo. Che va da qui. Si collega qua. È curva troppo stretta. Ok. A posto. Curva troppo stretta. Che pizza. Perfetto. Faccia su e giù. Però direi che è un prolungamento della linea che già abbiamo. Quindi... se no fai un'altra linea ad hoc, perché la verde che abbiamo arriva fin qua giù. Arriva fin qua giù. Dio, questa di strada già ne fa. Forse potremmo crearne un'altra allora. Apriamone un'altra, anche questa può essere tipo arancione, tanto è un altro mezzo, diciamo, che da qua arrivi qua. Ok, e da qua torna qua. Non so se me la sta crema, mi sa di no. Ok, mo sì. Perfetto. Forse, spero. Anche questa la chiamiamo linea. Vabbè, metropolitana ci sta. Ormai linea. Vabbè, linea colline del platano, tanto so. Sono la categoria metropolitana, insomma, sappiamo che stiamo a parlare di queste. Ok, mettiamo play e vediamo un attimino se tutto può funzionare. Qui mettiamo i potenziamenti dei ristoranti. Allora, qui stanno già arrivando un po' di persone. Devo capire però quante vetture, per esempio, cioè vengono impiegate 8, secondo me una decina pure possono andare bene. Ecco, già ci sta a creare panico da gente. Oddio, si è creato il panico qua. Ho fatto una cazzata, mi sa, a metterlo qui vicino. Forse avrei dovuto mettere. Vedi che infami che fanno inversione. Hanno appena visto del parcheggio e ci sono affiondati. Velocizziamo un attimo la situazione. Pur di non parcheggiare qui, stanno utilizzando quello dall'altro lato. E quindi si è creato il panico perché poi vengono bloccati anche questi qua giù. Sono proprio un mago per bloccare queste situazioni io, dannazione. Questi? Quanti ne girano di queste? Ve l'assegno di uno. Vabbè, metti nemmeno due. Metti 10. Prima che poi i passeggeri devono capire che ci sta la linea. Insomma, devono un attimo prendere confidenza con la situazione. Qui ho creato ancora più panico di quello che avrei voluto fare. Cioè, o questi stanno a cercare parcheggio. Mannaggia la miseria. Niente, questi che fanno inversione. Scusa, eh. Ma se io metto che loro non possono girare a sinistra, tecnicamente quello si chiude. Voi non potete girare a sinistra. Cioè, ma dove mettere una barriera, qualcosa? Ma sì, sicuro.
Non me lo fa. Il fatto che se so si intersecano a incrocio non sa che non me lo fa fare. E niente, gira pure a sinistra, tanto si girano uguale. Niente, non è stata una buona idea, raga. Assolutamente no. Non è stata una buona idea piazzarlo qua. Guarda che panico che si è creato. Purtroppo non posso evitare che non ci sia il parcheggio, quindi forza di cose devo far così. Allora, forse ci conviene un po' spostarlo prima che c'è veramente un ingorgo qua. Allora, sono le 7:30, quindi ovviamente c'è la gente che si sta recando al lavoro. Questa è tutta quella che viene dallo stradone, che ancora non ha capito che volendo potrebbe utilizzare la metro per venire qui. A parte che gli autobus ci devono ancora arrivare qua, devono ancora raggiungere sta zona. Allora, quello che potremmo fare eventualmente è fare una strada che va dentro. Ok, e questo qua lo spostiamo qua. Ok. Vediamo un po' se si muovono diversamente ora. Non sa proprio di no invece. Niente, qua devo togliere sti semafori strisce. Vai. Il problema è che non capisco questi dove devono andare. Cioè, mi è assolutamente all'oscuro sta cosa. Questi devono entrare comunque dentro la città, cioè dentro sta zona qui. È chiaro sta cosa. Assolutamente chiara come cosa. Allora, intanto stanno arrivando gli autobus. Ottimo, qui ci sono zero passeggeri in attesa, ottimo, anche questo. A parte che questi ci stanno già, sono già pieni, quindi un passaggio l'hanno già fatto. Ah, ok. Quindi, ma questi come fanno a tornare? Vanno qui nella rotatoria e tornano indietro. A parte che mo la rotatoria può anche non servire perché ci ho messo lo svincolo. Aspetta un attimo. Non c'è bisogno di andare nella rotatoria ora. Come faccio a togliere la rotatoria? Aspetta tecnicamente. No, questa è metropolitana. Ecco perché. Si potrebbe togliere. Magari forzando così. No, qua devo togliere questo. Ok. Non ha senso che arrivino fin laggiù per fare inversione, insomma. Non serve, possono girare direttamente qua, cioè lo svincolo. Ok, quindi andiamo piano piano, ovviamente per i passeggeri in attesa 90, insomma, iniziano ad aumentare. Certo, potevo mettere la fermata della metro magari un po' più vicina. Aspettate, forse la posso spostare. La metto qua. Dall'altro lato. È proprio di fronte. Ottimo. Sì, lo so. Aspetta che mo vediamo da sistemare sta stompiccio. Allora, devo togliere intanto questi. Ok. Questa qui. Mettiamo delle curve, che se non ci dice che sono un po' troppo inclinate. Vabbè, usiamo qua, va. Perfetto. Ok.
Così ce l'hanno direttamente di fronte. Escono e vanno a... Ma guarda, gente! Una fiumana di gente, proprio. Assurdo. Ma questi perché si devono accalcare tutti qua? Perché ho messo soltanto uno. C'è uno solo di parcheggio. Aspetta che desistiamo sta cosa, sennò vi incartate in una maniera spaventosa. Mettine due e mettine tre. Ok. Volevo mettere delle queste. Così possono attraversare qua senza ammazzarsi, insomma. Ok, se iniziano ad utilizzarle, perlomeno abbiamo tolto un bel po' di persone in giro. Queste erano quelle che erano andate nella vecchia posizione della metro. Sono arrivate là e dicevo: quanto cazzo sta? Prima sta qua. Ah, effettivamente l'abbiamo girata. Ma questi dove vanno? Io non l'ho capito. Ah, questi usano sta strada per farsi inversione. E cazzo in piscio fanno questi? Guarda, questi vengono qui giusto per fare inversione. Sarebbe da collegarla qui e creare ancora più panico. Vediamo un attimo che viene fuori. Yeah. Andiamo a strisce e via. Vai. Siate liberi. Ok. Alla fine è quasi meglio se tolgo sta rotonda. Forse si smuove un po' meglio la situazione. Comunque la cosa buona è che stanno utilizzando, direi, ampiamente sia la metro. Anche se passaggi in attesa sono tre. Però c'è tutta sta gente che scende, quindi non è male. Ma questo ce n'è solo uno che gira ancora? Sì. Ecco, mettine perlomeno due. Che cos'è? Ok, ma te gente in attesa, mi sembra che ce ne sia un bel po'. 83, 98, insomma, mo un po' più di scambio tra la metro e gli autobus. Veramente un via vai di gente adesso. 195, dai. Ma quando arriva la metro, sicuro dovrebbe arrivare bella piena. Vediamo se riusciamo a vederla. Eccolo. Direi la sua sosta è qua. Ah, ne porta 1050 a metro, ammazza. E allora per quello andava bene uno. Aspetta, aspetta. Pensavo ne portasse molti di meno. Invece no, cioè non è inutile avercene due in verità. E due che poi vanno in giro vuote non ha senso. Mettine una sola e via. Pensavo ne portassero di meno, però effettivamente avendoci più vagoni portano decisamente più persone, ci sta, insomma, come cosa. Allora, ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui. Per il momento non abbiamo ancora sistemato per bene qua la situazione. Secondo me qua la sistemeremo solo togliendo sti cavolo di parcheggi in queste zone qua. Perché ho sto dubbio che siano quelli il problema. Perché sono tutti quelli che vogliono entrare, come abbiamo detto prima. Entrano per vedere se c'è spazio, non c'è, riescono, vanno a quello successivo, rientrano, cioè fanno tutta questa iriteria qui. E assolutamente no. Quasi quasi lo sbraco sta cosa, guardate. Via. So che non vi piace, ma cercate magari un'alternativa o un altro posto. Vedi qui, infatti, sta creando panico. Allora, più che altro, vediamo se possiamo fare, prima di salutarci ragazzi, un upgrade alle strade, magari quelle principali, in modo da poter fare eventualmente una strada, diciamo, preferenziale solo per gli autobus. Vediamo se possiamo metterci una
una tre corsie. Allora, tecnicamente sì, ma devo andare a togliere un po' di roba, se no vengono sostituite. Aspetta, queste sono quelle asimmetriche? No. C'è tesoro, qua si devo togliere questo. E basta. Ok. Beh, devo togliere un po' di roba, ma credo che sia necessario. Io avevo iniziato a farle con le... con le strade più piccole, ma non funzionano. Vediamo pure un attimo questa. Questa la potenziamo. Basta solo a spostare. È giusto il tempo che vada ad aumentare la strada qui. Ok. A parte che questa va bene pure. Dove la mettiamo? Mettiamo. Qui c'era il parco. Volendo potremmo metterci quello più grande. Anche vedete che già gli piace un po' di più. Ok. Poi con mezzo. Sicuro dobbiamo andare a sacrificare qualcosa. Mi piace, ma è per il bene comune. C'è da togliere sto coso. Questo lo spostiamo un attimo. Qui ne ha viuzza la limitrofa. Così magari vediamo se riusciamo a spostare anche il traffico. Allora, vediamo qua. Dobbiamo spostare questa. Oggetti sovrapposti. Che c'è? Che c'è qua che non va? C'è incastrato la caserma dei vigili del fuoco. Incastrato tra i grattacieli. Ok. Perfetto. Uguale. Vabbè, ritrovo di nuovo la caserma che ho spostato in precedenza. Vabbè, ora si stanno a rigenerare tutti. Qua stiamo in overbooking con la scuola elementare. Allora, questa la spostiamo qua per il momento. Questa la possiamo eventualmente ripiazzare al suo posto. E qua riaggiorniamo. Ok, questo incrocio è un attimo un po' così. Vabbè, già che ci stiamo, facciamo l'upgrade pure di questa parte qui. Ok. Allora, che c'è rimasto? Questa. Ah, magari gli uffici, vedo di buttarli giù. Faccio prima di spostare questa al suo posto. Perfetto. Questi, fortuna, non ci dovrebbero dare troppa noia. Se non solo per questo. Questa che cos'è? Stazione di pulizia. Mettila qua. Così con le strade più larghe ho la possibilità appunto di farmi eventualmente la... Eh beh, qua butto tutto giù, tutte le case. Ah, non è vero. Qua sì, però. Qua no. Perché? Ci si perchi in mezzo. Cioè, abbiamo la possibilità di farci la corsia preferenziale. Qui perché non me lo fai togliere? Perché c'è questo parco giochi piccolino qua. Piccino piccino. Lo parcheggio un attimo qua. C'è un altro, mamma mia. Ok. Credo di aver fatto tutto. Ora ovviamente si devono ricreare un attimo tutte le strutture che abbiamo buttato giù per allargare le strade, ma ci sta. Anzi, già che ci sono, ne approfitto per magari metterne qualcun'altra così possono crescere e magari qualche altro
palazzone, giusto per aumentare ancora di più la gente che ci abita in questo quartiere, che è già abbastanza incasinato. Però qua in alcune ci ho messo sterbetta, magari mettiamola un po' su tutte, non è male. Vatta a ricordare come si fa. Qua, così. Ok. Almeno dà un tocco di verde. Magari gli piace più pure anche le persone che ci abitano. Ma qua non l'ho ingrandita perché ci avevo piazzato questo. Ok. Ok, qua c'è, qua no. Qua c'è. Ok. È rimasta sempre sto bug di st'ombra assurda che non si riesce a togliere. Allora, quindi il nostro autobus passa qua. Quindi ci possiamo fare le corsie preferenziali. La facciamo qua. Oddio, non mi ricordo se gira prima, mi pare. Come l'ho messa queste fermate? Mi pare che non arriva qua giù, arriva qua. Aspettate. Sì. Gira prima. Quindi ci serve qua, poi ci serve da quest'altro lato. Qua, e qua che torna indietro. E qua. E poi di qua. Qua che torna indietro. La rotonda non me la fa mettere ovviamente la corsia preferenziale, però va bene pure così. E qua, così. E poi dove va? Va qui, ok. Quindi tutto sto pezzo qua. E poi... vabbè, qua non è che ci serve. Mi sembra così trafficato. A parte che qui volendo anche potremmo fare un upgrade, però devo togliere il... ah, questo già c'è. Ah, già sta a posto così. Ma da lontano mi sembrava più piccola, invece no. No, ma è più piccola. Scusa, queste sono tre corsie. Mi sembrava strano. Ok. Devo togliere questo un attimo. Lo spostiamo un attimino qua. Perfetto. Quindi ora posso metterci la corsia, per quanto ripeto non c'è tutto sto traffico qua, però uguale mettiamo per entrambi, perché qui alla fine questi girano. E oddio, da dove inizia il turno? Di qua. Quindi ah no, adesso vanno di qua, quindi qua non mi serve da sto lato perché l'abbiamo collegata, quindi fanno tutto sto giro. Va bene. Perfetto. Devo però ingrandire sta strada che è rimasta piccina. Allora. Ok. Facciamo da quest'altro lato, così evitiamo pure di spostare la scuola qua. Ma proprio pochi pochi, eh. Sono 65. Lì eravamo in overbooking nella scuola elementare. E qui non c'è più quasi nessuno. Vabbè. Ok, allora, ragazzi, direi che ci possiamo anche salutare qui. Gli autobus l'abbiamo messi. Poi ovviamente diamo tempo che vadano a sistemarsi. E qui ora c'è la fila perché il parcheggio che avevamo trovato, cioè che c'era prima in città, l'abbiamo tolto, quindi mo ovviamente il posto è di meno per parcheggiare le vetture, però spero che siano invogliati un po' di più a prendere l'autobus, insomma. Devo comunque fare magari qualche altra fermata, soprattutto della metro, perché una sola che è qua giù... che aspira sta maso pure persa qua.
Magari un po' troppo poco. Magari un po' troppo poco. Però questa non sta andando male. Sono 160 passeggeri in attesa. Insomma, non è male. Efficienza al 135%. Quindi sta veramente andando bene. Poi abbiamo aumentato pure il budget, insomma, quindi sta andando bene. In linea generale la utilizzano il 105%. Quindi tecnicamente necessiterebbe di un altro autobus per tenerla un attimino più in basso. C'è da dire che la percentuale ovviamente va in base al periodo, l'orario, eccetera. Ma sono le 5 di mattina, questi stanno già in giro per andare al lavoro e quant'altro, però meglio. Insomma, è tutta gente che non usa la macchina o magari arriva qui la parcheggia, ma poi va con... va appunto con l'autobus oppure scende qui per prendere la metro e andare dall'altra parte. Quindi dobbiamo cercare appunto di limitare quanto più possibile l'uso della macchina, anche se qui, insomma, vedete che si crea sempre il panico. È proprio una cosa che è più grande di loro, non riescono. Come sono scordate le piante? Ah, sopra non ce la posso mettere. Ma qui ho messo brava fermata. Guarda la gente qua. La gente che... 238 persone. Poi una certa si rompe nel cacchio e dice vabbè, sa che ci siamo arrivati a piedi. Giustamente, perché insomma... Oh, il tempo che arriva pure l'altro autobus e dovrebbe andare meglio la situazione. Va bene. Allora, ragazzi, direi che ci possiamo anche salutare qui. Perdonate che insomma stiamo perdendo... non è perde tempo, però insomma non ci stiamo espandendo più di tanto. Che cazzo succede? C'è l'ingorgo qua addirittura. La gente ha iniziato a parcheggiare qui. Nel Wyoming praticamente siete andati a parcheggiare. Madonna. Vai. Togli sta... Yeah. Pur di parcheggiare e fassa a piedi. Nel Wyoming sono andati a parcheggiare. Vabbè. Almeno se tengono in allenamento, che vedevo di... Forse qui proprio un altro parcheggio avrei potuto metterlo. Dovrei fare un quartiere dei parcheggi. È uno di quelli... Ce ne metto tipo 7-8 di fila. E via. Rischierebbero comunque di fare fila. Perché secondo me se ne metti tanti uno appresso all'altro, loro sempre nel primo entrano e poi escono e vanno in quello successivo. Non sanno già in partenza che magari... Allora, diciamo che potrebbe essere anche reale. Cioè, quando tu vai al centro commerciale, non è che lo sai prima se è pieno oppure vuoto il parcheggio. Però, se vedi che c'è gente, che c'è la fila mostruosa, magari in dubbio te dovrebbe pure venire. Però, va bene, insomma, ci può stare. Togli sta cacchio di strisce pedonali che si crea il panico qua. Va bene, allora, dai, più o meno abbiamo sistemato, grosso modo, ripeto, sistemare secondo me da zero, cioè proprio non avere mai ingorghi la vedo molto molto difficile, perlomeno io non sarei in grado, insomma, quindi rischierei semplicemente di andare a peggiorare ancora di più la situazione. Quindi io direi che possiamo appunto anche salutarci qui, io come sempre vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!